L'Associazione Culturale Il Ponte di Sasso di Talla organizza a partire dal 6 di agosto l'Agosto Tallese 2023. Quali sono le novità e soprattutto che cosa avremo? Sì, dunque questa manifestazione ormai credo abbia superato il 10° anno di età, quindi è ampiamente collaudata e funziona, cioè c'è il patrocinio del comune, naturalmente il patrocinio della ferroviaria e quindi ha una sua realtà nel Casentino. E quest'anno ci abbiamo addirittura 6 manifestazioni. Si comincia il 6 agosto con il reading scenico, la lettura scenica La Madama e la Loca, questa produzione di Cinzia Della Ciana che ha già avuto un grosso successo dovunque è stato presentato, con la partecipazione del professor Andrea Matucci e di Roberta Vacca. Questo avviene il 6 di agosto nel Salone della Misericordia, che è gentilmente concesso ed è una bella sala moderna, attrezzata di recente costruzione. E poi si continua il 9 agosto, questa volta alle 21, con i 2 cortometraggi di Stefania Maggini su Dante. E sono originalissimi, hanno vinto dei premi e verranno presentati dall'autrice stessa, e in uno di questi c'è la partecipazione di un dantista illustre che è il professor Bastida.